Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna. In questa puntata parliamo della protezione durante le radiografie con il dottor Gianmarco Dazzi, specialista in radiodiagnostica. Buongiorno dottore, quali sono le nuove linee guida per la radioprotezione? Ci sono delle nuove linee guida per la radioprotezione che sono state recepite nel 2020 dalle Società Italiana di Radiologia, dei medici, dei tecnici radiologi e dei fisici sanitari, che raccomandano di non utilizzare più le radioprotezioni come pratica radiologica per schermare le gonadi o eventualmente il feto durante gli esami radiologici. Si tratta di un cambiamento storico perché quella che era considerata una buona pratica radiologica, cioè quella di schermare con dei camici in piombo, con dei grembiuli in piombo, il feto o le gonadi al momento dell'esame radiologico è stato messo in discussione. Per una serie di motivi. Innanzitutto per il fatto che si è, diciamo, in qualche modo limitata a quello che era il danno stimato per quanto riguarda il feto e le gonadi con l'esposizione alle radiazioni. In secondo luogo perché i moderni apparecchi radiologici posseggono un sistema che controlla automaticamente le radiazioni che vengono fornite sulla base del tessuto che trova davanti. Quindi nel momento in cui noi andiamo a interporre del piombo, la macchina si regola dando più radiazioni. Quindi paradossalmente noi vogliamo ridurre la dose al paziente, invece la macchina l'aumenta. Inoltre queste strutture in piombo garantiscono protezione dalle radiazioni solo per il fascio primario, cioè quello che direttamente esce dall'apparecchiatura, ma non possono fare nulla contro le cosiddette radiazioni di rimbalzo, che sono quelle che penetrano comunque attraverso la cute nelle zone vicine e poi rimbalzano attraverso il corpo e potrebbero comunque raggiungere il feto o le gonadi. Quindi, dottore, nel dettaglio, quali sono i danni sul corpo delle persone? I danni che derivano dall'esposizione delle radiazioni vanno sempre comunque discussi appunto con il paziente e variano a seconda dell'esame radiologico che noi dobbiamo andare a fare, e noi come radiologi abbiamo sempre il dovere di limitarli il più possibile scegliendo l'esame più idoneo. E questa pratica di schermare le gonadi e schermare appunto eventualmente il feto dal fascio di radiazioni è appunto una pratica che però tuttavia non si usa più proprio perché si è visto che usarla potrebbe compromettere, limitare i benefici e addirittura aumentare i rischi, perché comunque andremo a irradiare maggiormente il paziente. Quindi, dottore, perché la lastra in piombo non è più necessaria? Si è dimostrata non solo non più necessaria, ma anche potenzialmente più pericolosa, nel senso di poter dare una dose maggiore di radiazione al paziente. Per questo motivo, nonostante ci siano ancora parecchie richieste da parte degli utenti di eseguire le radiografie con il camice piombato o con il grembiule, è compito proprio del tecnico di radiologia che esegue l'esame o del medico radiologo in seconda battuta parlare con i pazienti e quindi rassicurarli della limitata utilità di questa procedura. Per approfondire l'argomento o prenotare una consulenza, visitate il profilo del dottor Gianmarco Dazzi sul sito medicinamoderna.tv. Ringraziamo il dottor Dazzi per essere stato con noi e grazie anche a voi per averci ascoltato. Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna, l'informazione che ha cura della persona.